Bella a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti a un nuovo episodio della nostra carriera allenatore con il Napoli. Oggi partiamo subito con le partite di campionato. Allora abbiamo il Crotone, l'Empoli e poi vedo se riesco a mettervi in questo episodio anche il big match allo Juventus Stadium con la Juve. Dunque ho già preparato la formazione, non perdiamoci in chiacchiere, la formazione ve la mostro velocemente. Abbiamo per i tre pali Strinic, Caldara, Murillo, Isai, Gagliardini, Hamsik, Insigne, Pulisic e lì davanti Gabbiadini e Milik. Noi ci vediamo in campo. Eccoci qua pronti per il match tra Crotone e Napoli. Partita abbastanza semplice per i nostri azzurri che però dovranno rimanere concentrati con una squadra che comunque vede in campo parecchie riserve. Serve comunque una prestazione di carattere che dimostri che il Napoli può vincere con le riserve contro comunque le squadre più piccole. Attenzione a Milik, può andare da Isai che si è allargato. Dai, dentro Gabbiadini, dai Manolo, è per te Manolo. Attenzione, la porta è vuota. Milik, gol destro, gol! Gol di Milik, dopo 4 minuti. La rete di Arek Milik. Ragazzi, la rete di Arek Milik. 1-0, fortunatissimo, deviazione del difensore che in realtà non è stata così decisiva. Ha sbagliato anche molto il portiere, sì, ha sbagliato parecchio il portiere, ma il gol dovrebbe essere assegnato a Arkadiusz Milik. Si è infortunato Gabbiadini? Ragazzi, si è infortunato a caso Gabbiadini. Va bene, ci devono rovinare la festa. Allora, dentro Mertens, gol di Milik subito che ci aveva fatto gioire. Si è infortunato Gabbiadini, sono curioso di vedere come. Sono molto curioso. Bah, andiamo a vedere un attimo dei replay perché non ho idea di come si possa essere infortunato, magari sull'uscita, ho capito, sull'uscita del portiere, come potete vedere, Gabbiadini va, prende una botta, difensore, portiere, e si fa male, peccato, peccato perché è un grande giocatore, con questo modulo a due punte ci servono gli attaccanti, e perderne uno così, che si è fatto anche male seriamente perché ragazzi avendo chiamato il cambio subito per me dovrà stare anche fermo parecchio. Non lo so, concentriamoci per ora su questa partita che per fortuna almeno stiamo vincendo 1-0 subito Arkadiusz Milik che però si deve iniziare a scatenarsi Arek. Eccolo qua Milik, ora sì Arkadiusz, però questi difensori sono pazzi, questi del Crotone. Insigne nel frattempo, Insigne, fermato e poi calcio d'angolo per noi, ottimo. Ci andrà Lorenzo Insigne, palla dentro, vediamo se salta qualcuno, Murillo magari, palla respinta, attenzione, Strinic, ottima chiusura, Murillo, abbiamo visto subito il suo tiro fantastico che ha avuto nella scorsa partita, anche nella realtà ha fatto un bel gol di rovesciata Milik, la parata di Rodriguez che va a rinvio, Pulisic, largo, Pulisic, bellissimo dribbling, Pulisic il destro. Però, peccato, l'ha strozzato un po' troppo questo destro. Ma bellissima occasione, bellissima azione di Pulisic qui, la traversa di Mertens. Comunque aveva battuto il portiere, avrebbe meritato il gol il talento belga. Ma siamo comunque 1-0 per il gol di Arek Milik. Rimane però il dispiacere per l'infortunio, purtroppo, probabilmente grave di Manolo Gabbiadini. Speriamo torni presto il nostro grande Manolo. Qui nel frattempo Gagliardini, serve Insigne. Ancora per Gagliardini, Hamsik in zona tiro. Hamsik in zona tiro, parata del portiere di Rodriguez. Ottima azione, il Napoli sta costruendo molto e Gagliardini veramente molto molto forte. Forse il più forte dei tre talenti dell'Atalanta. Insigne qui la mette dentro, esce il portiere, così così, allora ancora Insigne. C'è Gagliardini, no, è Strinic in zona tiro. Deve ancora rigiocarla, la tira il Napoli. Pulisic, allarga per Insigne. Ancora per Pulisic. Bellissimo questo Napoli. Gagliardini ancora per Pulisic. Milik, gol! Super Napoli ora! Arek Milik va a esultare in telecamera e manda un bacio ai tifosi. Arek Milik, fantastico Pulisic. Gagliardini, vabbè, sublime. Pulisic, un dribbling fantastico. E Milik, doppietta per lui. Finalmente si sblocca la punta polacca. Ed eccolo qua il sinistro di Milik. Lì deve fare gol. Una punta del calibro di Arek Milik. Deve fare gol terzo in Serie A. Benissimo Arek. Benissimo Milik. Anche se effettivamente stavo dicendo era il quarto questo.
È il terzo perché quello là è stato dato autogol di Clayton Dos Santos, se non mi sbaglio. Dunque, purtroppo, solo i 3 gol, ma in realtà sono 4. Quel gol per me è da segnare assolutamente a Milik. Il tiro comunque è suo, la deviazione sta parziale. Qui, tiro che finisce fuori, finisce il primo tempo, ragazzi. Comunque, 2-0, stiamo andando bene contro il Crotone. Ci potevamo aspettare comunque una partita di livello. Ora voglio un secondo tempo concentrati e magari un altro gol non guasterebbe. Per aumentare anche la differenza reti col fatico gol subiti, che comunque aiuta sempre. Attenzione a Milik che si va a defilare. Arek si inserisce. Milik, rigore, non si discute. Questo lo faccio battere a Milik comunque, forse. Non lo so, vediamo. Ancora Clayton. Dopo l'autogol. Ecco, i Milik oggi si scatena. Fallaccio netto. Un po' accentuato ancora la caduta Milik, ma il fallo c'è tutto, va Milik dal dischetto, penso tirerà lui o lui o Mertens, però sapete che vi dico, io voglio dare fiducia a Robertino. Robertino, Gagliardini, gli ho voluto dare fiducia perché il gol gli può dare, diciamo, fiducia, può farlo sbloccare, oggi una prestazione ottima per lui. Con questo gol è perfetta. Gagliardini comunque freddo, un bel rigore, avrebbe potuto angolarla leggermente di più, però non è un brutto rigore, avrebbe potuto tirarlo Milik, ma dato che non gli hanno assegnato il primo gol, comunque non avrebbe portato il pallone a casa purtroppo, dunque lo tira Gagliardini. Segna il Talento dell'Atalanta 3-0 all'inizio del secondo tempo, al 49esimo, dunque. Napoli che ha già chiuso la partita e mancano ancora 40 minuti, dunque possiamo scatenarci. Pulisic, Milik, Milik, va Arek, Pulisic, Insigne, 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 4-0, Insigne, la rete di Insigne, eccolo qua, Lorenzo il Magnifico, Tarantella col sinistro. L'ha messa dentro, ottimo, ottimo Insigne, 4-0, si scatena e dilaga il Napoli, qui trasferta, secondo gol in Serie A per lui, dai ragazzi, dai Napoli, stiamo andando veramente molto bene oggi, dunque ci possiamo aspettare tante cose anche contro l'Empoli e forse vi metterò anche la Juve in questo episodio. Insigne, può andare Lorenzo, può andare Lorenzo, può andare Lorenzo, Pulisic largo, Pulisic. Destro gol 5-0 e sono contento perché ha segnato anche Pulisic, talentissimo del Napoli, talentissimo perché un talento fortissimo. Eccolo qua, l'assist di Insigne, un destro comunque niente male, angolatissimo, potente, preciso, il 25 del Napoli, Pulisic, il futuro della fascia destra napoletana quando Cagliecol si farà ancora più vecchietto, c'è cioè Pulisic pronto lì a sostituirlo e speriamo che non venga nessuna squadra con gli 80 e 90 milioni a rubarcelo perché sta facendo delle prestazioni ottime. E già cioè per le prestazioni che fa ora potrebbe aver sostituito Cagliecol non solo per numeri ma anche per prestazioni anche. E sono giocatori comunque che si assomigliano parecchio, entrambi esterni, che partivano comunque più avanzati, poi sono tornati più indietro, anche lui torna molto in fase difensiva. Per aiutare Isai o Conti, dipende da chi gioca. Dunque, un gran bel giocatore che mi sta sorprendendo. Ed eccolo qua, poi pronto subito a ripartire. Un tuttofare Pulisic, che vede qui dentro Milik. Mamma mia, Pulisic. Qui però la chiusura. Straordinario Pulisic, ragazzi. Straordinario Pulisic. Attenzione a questo lancio. Non ero neanche in convento. Tonev. Tonev. All'improvviso, Caldara. Ottimo Caldara, finisce qui il match 5-0. Non c'è stata storia oggi tra le due compagini, una vittoria più che meritata. Si sono divertiti parecchio, sicuramente i nostri sostenitori. Torniamo a casa con 3 punti importanti. Siamo felici comunque per questa vittoria. Abbiamo dominato e ce la meritiamo tutta. E qui vediamo che Gabbiadini è fuori per 3 settimane per una commozione cerebrale. Cerebrale, Ce cerebrale. Ok, scusate per l'errore. Mentre ci arriva un'offerta dalla Bulgaria, vabbè, che andiamo a rifiutare, non ci interessano le nazionali. Abbiamo degli allenamenti e facciamoli. C'è anche Pulisic, tra l'altro,
Tra i giocatori da allenare, vediamo un po' se sale qualcuno. No, nessuno, però molto bene Diawara, bene anche Gagliardini, che comunque avendo 22 anni è un talento nella realtà cristallino, ma su FIFA avendo 22 anni non è un talento che può crescere tanto, a differenza di un Pulisic comunque ha uno in più di Overall di Gagliardini ed è ancora 17enne, quindi 18enne comunque. Infatti come potete vedere è il nuovo beniamino della squadra Napoli, mentre qui il Rog ci chiede di giocare e assolutamente sarà titolare contro l'Empoli, anche perché i giocatori che hanno giocato la partita col Crotone sono stanchi. Quindi vado a fare la formazione e noi ci vediamo direttamente in campo. Formazione di oggi: Perin, Strelic, Caldara, Murillo, Isai, difesa confermata, centrocampo Zielinski e Rog. Dietro le punte Saponara e Kayekon, e le punte sono Mertens e Milik. Mertens perché vuole il gol, se lo merita dopo un'ottima prestazione contro il Crotone, e Milik perché finalmente si è sbloccato il polacco e merita ora minuti. Tra l'altro con Gabbiadini pure 3 settimane avrà tanti minuti perché siamo obbligati a giocare con lui. Dunque vi sorbite un attimo questi giochini pre-partita. E siamo pronti al San Paolo. Eccoci qua per Napoli, Empoli. Speriamo comunque di vincere. Vediamo se ci vanno a vedere la classifica. No, ci possono solo la squadra dell'Empoli. C'è un ex in campo oggi che è Saponara. Questo dovrebbe essere Skorupski, che almeno nella realtà fa sudare sempre ogni squadra, ogni big. Ma inizia il match. Napoli-Empoli. Buona visione a tutti. Strinic, palla dentro. C'è Milik, c'è Milik, c'è Milik, c'è Milik. C'è Milik, il nuovo re di Napoli, si chiama Arek Milik, Arkadiusz Milik, Strinic tra l'altro, che terzinone, altro che Gulam, ma qui si prende il posto da titolare, Strinic, cross dentro, Milik, l'incornata, e qui l'abbiamo gufato Skorupski, abbiamo detto che era un portiere che faceva sudare le grandi, e poi prende un gol evita benissimo, comunque Milik non l'aveva colpita benissimo, non l'aveva angolata tanto, e dunque. Grandi, grandi, grandi. Pucciarelli, Pucciarelli, gol. Ragazzi, scusate se probabilmente avrete visto un brusco taglio, ma volevo farvi rivedere un attimo il gol di Pucciarelli, un'incursione, un taglio dentro. Si erano aperti Murillo e Caldara, e qui vediamo un Perin che avrebbe potuto fare di più. Arriva il pareggio che ammutolisce il San Paolo. E dunque la partita si fa ancora più frizzante perché ora bisognerà sudare per i 3 punti. Speriamo di rimetterla subito in piedi in questo primo tempo. Saponara, palla dentro, Milik. Ci ha provato Rog. Zielinski, Zielinski, tacco per Rog. Dai Napoli, dai Napoli. Rog, dai, dai Rog, hai chiesto di giocare, ora devi giocare una partita buona. Mertens, 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 Fortunato, Rissa! 2-1, Mertens, te lo meriti questo gol, Dris. 2-1 Napoli. Dopo 6 minuti dalla rete di Pucciarelli che aveva ammutolito il San Paolo, arriva il gol. Anche fortunato Rog. Qui Mertens di furbizia per un bel destro che batte Skorupski. Angolatissimo anche questo destro. Mertens lo voleva da tempo il gol, l'ha trovato. 2-1 Napoli. Così Napoli, vediamo quanti sono in Serie A per lui. È il terzo in Serie A. Ottimo. Dai così Napoli. Attenzione Zielinski che riparte, dai Piotri, dai Napoli. Mertens, 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 Mertens. Tienila, tienila, tienila. No, Mertens, qui l'hai persa in malo modo, avresti potuto fare qualcosa di più. Magari fermarti prima e aspettare l'aiuto di un centrocampista tra Zielinski e Rog. Qui riparte Maccarone, mancano 3 minuti più recupero alla fine della partita che comunque è stata divertentissima, ma dobbiamo cercare di portare i 3 punti a casa, ragazzi. Pucciarelli il destro, palo rete. E me lo sono chiamato il loro gol, ragazzi. Palo rete all'88esimo. Però non meritano il pareggio, ragazzi. Non lo meritano. No, ragazzi, immeritato questo pareggio dell'Empoli. Avremmo meritato la vittoria. E qui a 2 minuti dalla fine non si riesce a far gol. Doppietta di Pucciarelli. Pucciarelli. Mamma mia, spina nel fianco più di Big Mac. Mamma mia, ci ha affondato da solo. Mertens messo giù, fallo, fallo di Zambelli che si becca pure il cartellino giallo. Praticamente al 90esimo, scoccato appena. Vediamo se riesce a combinare qualcosa Zielinski. Attenzione, la palla è per Rog. Dai Rog, dai, dai, dai. Inventati qualcosa Rog. Viene fermato. Eh no, penso che è finita qua. È finita qua, 2-2.
Ragazzi, per me avremmo meritato qualcosa di più, ma Cucciarelli alla fine ci stende all'ultimo. E niente, non possiamo lamentarci. Abbiamo perso, punto. Ora si guarda subito alla Juventus. Due tiri, due gol per Pucciarelli. Ma se vediamo le statistiche, credo che vedremo un Napoli che ha dominato nettamente. Ma le statistiche non lo dicono, ma io, da come ho sentito la partita, la sentivo in mano. Sentivo un Napoli che era molto più dinamico, faceva divertire. Un Napoli più veloce. E invece no, abbiamo pareggiato, vediamo solo la situazione in classifica. Siamo ancora decimi, però rispetto agli scorsi episodi stanno arrivando i risultati, anche perché a soli 3 punti abbiamo già la zona Europa. Tra l'altro classifica stranissima con un Genoa in zona Champions e Sampdoria e Cagliari che occupano i 2 posti per l'Europa. Incredibile. Mentre abbiamo una Fiorentina quasi in zona retrocessione, una Lazio molto bassa insieme a Napoli e Roma comunque che non rispettano le aspettative, la Juve alta. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, comunque due partite belle, cariche di emozioni, con tantissimi gol, 5 qui col Crotone, 2 con l'Empoli, 7 gol totali su due partite, spero comunque vi siate divertiti a vedere questo episodio di carriera. Al prossimo vedremo la partita di campionato contro la Juventus e la partita col Celtic in Champions, due partite importantissime che decidono la stagione, soprattutto quella con la Juve, sarà veramente decisiva. E strappare 3 punti allo Juventus Stadium sarebbe straordinario. Tra l'altro vediamo qui Pucciarelli a 6 gol in campionato, dunque non era solo una meteora di quella partita, sta giocando veramente un bel campionato. E su 10 partite ha fatto 6 gol. Molto bene dunque l'attaccante dell'Empoli. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, se non l'avete ancora fatto, e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!